L'architettura HR pare disegnata per adeguarsi alle logiche del new normal? E se sì, come? Abbiamo posto questa domanda a Daniela Riggio, Organizational Development Manager di Bonfiglioli, e a Stefano Barbaria, HR Practice Leader di Anga, che sono nostri ospiti oggi per scoprire assieme come muoversi e non restare indietro anche da questo punto di vista. Benvenuti nella serie di podcast prodotti da Digital 360 in collaborazione con SAP e dedicati alle strategie per trattenere i talenti e attrarne di nuovi. E benvenuti sia a Daniela che a Stefano. Grazie per l'invito. Grazie Marta, buongiorno. Iniziamo subito da Daniela con la prima domanda. Daniela, mi piacerebbe sapere perché, secondo te, secondo la tua esperienza, è più che mai necessario oggi ridisegnare l'architettura HR, perché oggi non è più valida quella tradizionale che da sempre si conserva? L'evoluzione digitale che stiamo vivendo in questi ultimi anni ha spinto le funzioni di risorse umane a ripensare i propri processi, nell'ottica del coinvolgimento e della collaborazione sempre più spinta con le nostre persone. Stiamo passando da sistemi transazionali che erano più efficaci nell'esecuzione delle attività a sistemi digitali dove la collaborazione e l'interconnessione delle persone è centrale. Proprio nel mondo Bonfiglioli, quando abbiamo iniziato a pensare alle HR Digital Program che abbiamo lanciato nel 2020, siamo partiti dal concetto di self-service managers e service employee, proprio per garantire la collaborazione, l'interconnessione delle nostre persone e il loro stretto coinvolgimento nei nostri processi. Al fine di creare una user experience globale, abbiamo introdotto prima la possibilità di consultare quelle che sono le informazioni base delle persone, del team e dei propri collaboratori, e abbiamo aggiunto anche un home page che è per noi una bussola di coinvolgimento e di integrazione delle nostre persone nella cultura aziendale, nella cultura Bonfiglioli. Quello che ci proponiamo è proprio di coinvolgere le nostre persone in una roadmap di crescita complessiva nell'internazionalizzazione dell'azienda. Chiarissimo, chiarissimo. E diciamo, alla luce di questa esperienza, no, che avete intrapreso, secondo te quali sono i trend che devono guidare un cambiamento? Ce ne sono molti in questo momento, perché gli ultimi due anni sono stati degli anni di profondo cambiamento anche nella nostra società, anche grazie alla digitalizzazione dei processi. Quindi quelli che ci sentiamo particolarmente addosso sono il concetto di reskilling delle nostre persone, della continua evoluzione delle nostre persone, un concetto di spazio uffici flessibile, così come assolutamente centrale il benessere delle nostre persone. In questo contesto noi aggiungiamo un ulteriore why, che è un why interno, che è caratterizzato dal la volontà di creare dei processi globali e consolidati della funzione Human Capital, in modo tale da creare un modello che sia capace di adattarsi continuamente a quelle che sono le esigenze del nostro business, vista la volatilità di mercato. Sì, io aggiungerei una cosa, Daniela, che in un modello come questo, avere delle soluzioni che governino i processi in modo integrato, modulare e scalare è centrale. E queste due peculiarità, in particolare la modularità e la scalabilità, permettono di adottare una soluzione, implementarne i singoli processi e svilupparli gradualmente, anche di pari passo con l'organizzazione, e avendo la flessibilità di adattarsi alla realtà in evoluzione e in crescita, come hai raccontato tu adesso, e di cui ovviamente Bonfiglioli è sicuramente un bel esempio di successo. Ottimi questi trend, sono sicuramente interessanti e sono anche numerosi, devo dire la verità. Quindi vorrei un pochino aiutare le aziende che ci ascoltano e che vorrebbero fare un percorso simile, no, a quello di successo che state raccontando, magari indicando i principali step che secondo voi sono da compiere, no? E magari anche gli accorgimenti, qualche consiglio, no? da tener conto per implementare questo cambiamento, soprattutto senza diciamo andare a creare dei disagi all'interno dell'azienda, no? Cosa che può a volte capitare o che qualcuno può temere. Sì, infatti quando abbiamo iniziato a disegnare le HR Digital Program abbiamo messo subito sul tavolo il concetto di change management come una delle leve di introduzione dei vari moduli di success factor. Quello che riteniamo è, appunto, visto che il sistema diventa una piattaforma digitale per trasferire la cultura dell'azienda, deve essere assolutamente integrato e interiorizzato dalla società di riferimento. Quindi iniziative di comunicazione e formazione sono state fatte fin dai primi
alcuni momenti del programma, coinvolgendo il top management nell'ambito della sponsorizzazione dell'iniziativa, piuttosto che facendo delle attività di comunicazione targetizzata su tutti quelli che sono le nostre persone di riferimento, fino ad arrivare a pillole di formazione sull'utilizzatore finale. Questa cosa passa chiaramente dalle persone, passa anche dalla funzione human capital all'estero, quindi è un percorso che non finirà nell'ambito del progetto, ma andrà avanti anche successivamente. Molto interessante. E invece dal punto di vista delle tecnologie e degli strumenti, no? Perché sicuramente ci vuole una strategia, ci vogliono i passi, ma ci vogliono anche poi degli strumenti. Quindi quali sono secondo te quelli che possono favorire, no, il passaggio da una gestione transazionale del capitale umano a una gestione dell'esperienza del dipendente che si ha a 360 gradi, come quella che tu hai appena prospettato? Riteniamo che dobbiamo accompagnare i nostri sistemi cloud a una serie di app che sono di facile accesso alle nostre persone. Quello che abbiamo pensato è il design di una user experience globale del mondo Bonfiglioli che sia sempre più allineato a quello che la persona vive al di fuori dell'azienda. Se fuori dall'azienda noi abbiamo la possibilità di acquistare beni di largo consumo in brevissimo tempo, piuttosto che restare sempre connessi, non possiamo immaginarci un mondo aziendale fatto di processi molto lenti e molto difficili da vivere in termini di interconnessioni. Quindi quello che ci immaginiamo è di accompagnare il sistema cloud con delle app che permettono l'accesso ai contenuti, come per esempio già nella nostra azienda c'è un'app dedicata alla formazione, così come alla gestione sempre più veloce e efficace dei nostri processi. Aggiungo una cosa a quello che ha appena detto Daniela. Dal punto di osservazione ANDA, significa lavorare con il cliente per rivedere i progetti ed identificare i punti critici che andranno modificati attraverso attività di assessment ed ad un'analisi iniziale molto puntuale che porti ad una comprensione del as is e del to be. Attraverso questa analisi è possibile identificare bisogni specifici nella guida dei processi che poi possono essere governati attraverso applicazioni ulteriori, come appena raccontato Daniela, che permettono di dare profondità nella gestione del processo. In questo, il punto di forza di SAP è la presenza di oltre 200 applicazioni sul marketplace, che possono essere integrate con tutte le soluzioni che SAP mette a disposizione nel mercato. E questo è sicuramente un valore aggiunto nell'avvicinamento dell'agito delle persone anche al di fuori della vita in azienda. Ottimo, ottimo. Direi che abbiamo il quadro, abbiamo gli strumenti, abbiamo una strategia, abbiamo i trend, insomma un sacco di consigli. A questo punto però viene un po' la curiosità, no? Ovviamente in conclusione, di comprendere quali sono stati i benefici maggiori, no? che sono derivati da questo passaggio, da questa scelta che avete fatto. Mi rivolgo ovviamente soprattutto a Daniela, che ha vissuto sulla propria azienda questo passaggio. I benefici sono numerosi, dalla collaborazione con le nostre persone, il loro coinvolgimento e anche dall'empowerment delle nostre persone. Noi abbiamo introdotto una serie di moduli, ma stiamo lanciando in particolar modo il modulo legato allo skill management, che determina un diretto vantaggio nei confronti del nostro business. Cosa ci proponiamo di fare? Di introdurre una sorta di circolo virtuoso che vede appunto una visione di Bonfiglioli tradotta in un piano strategico che noi traduciamo in una serie di competenze tecniche che vengono poi misurate sulle nostre persone, e da lì ripartono proprio delle attività di sviluppo e formazione. Questo potrà generare quindi una nuova popolazione del Bonfiglioli caratterizzata da nuove competenze, capace di creare una nuova visione. Grazie a Daniela Riggio di Bonfiglioli e a Stefano Barbaria di ANDA per tutti gli spunti che ci avete regalato, davvero preziosi, sul tema dell'architettura HR nell'era del new normal. E ringrazio anche tutti voi che ci avete ascoltato e dedicato del tempo. Ne approfitto per segnalarvi che se vi interessa questo tema e volete avere altri spunti, altri consigli, altri punti di vista, ci sono tutti gli episodi della stessa serie. Una serie che Digital 360, in collaborazione con SAP, ha prodotto e ha voluto dedicare proprio alle strategie di talent retention e talent attraction. Buon ascolto!